Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 6 febbraio ricordiamo San Paolo Michi e compagni martiri. Ascoltiamo. Pietro Battista nasce nel 1542 in Castiglia da una nobile famiglia. Nel 1564 si fece frate minore e successivamente fondò vari conventi in Messico. Inviato come missionario in Oriente, andò prima nelle Filippine e poi con 5 confratelli in Giappone. Qui fondarono conventi ed ospedali per poveri e lebbrosi, riuscendo ad ottenere numerose conversioni. Nel 1587, però, il governatore Hideyoshi emise il primo editto contro i cristiani, perché iniziava a sospettare che i missionari stessero preparando il terreno per una invasione europea. Il primo non venne subito attuato come quello del 1596. Un anno dopo, il secondo editto, infatti, 26 religiosi furono catturati. 6 francescani di origine spagnola o portoghese, 3 gesuiti e 17 terziari francescani giapponesi. Venne loro tagliato il lobo sinistro e vennero trascinati nella città di Nagasaki, dove subirono il martirio il 5 febbraio del 1597. Tra i suoi compagni martiri ci fu il gesuita Paolo Michi, che, nato vicino Kyoto da una nobile famiglia giapponese, a 5 anni venne battezzato e a 22 entrò novizio nei gesuiti. Esperto delle problematiche religiose orientali, divenne predicatore, ma come Pietro Battista e gli altri compagni subì la stessa sorte. Vennero beatificati da Urbano VIII nel 1627 e canonizzati da Pio IX nel 1862. Le storie di martirio hanno sempre un aspetto di sofferenza che viene ai giorni nostri, un aspetto di sofferenza ma anche di mistero e profondo rispetto. Vorrei oggi ricordare i nomi di questi martiri, che erano San Giovanni da Gotoson, Giacomo Chissai, Pietro Battista Blasquez, Martino dell'Ascensione Aguirre, Francesco Blanco, Filippo di Gesù de las Casas, Gonsalvo Garcia, Francesco di San Michele della Pariglia, Leone Carasuma, Pietro Sukejiro, Cosma Takeya, Paolo Ibaraki, Tommaso Dangi, Paolo Suzuki, Ludovico Ibaraki, Antonio, Michele Kozaki e Tommaso, suo figlio, Bonaventura, Gabriele, Giovanni Chinuia, Mattia, Francesco D'Ameaco, Gioacchino Sacachibara e Francesco Adaucto. Ecco, questi sono i nomi di questi fratelli. Abbiamo nomi conosciuti, nomi stranieri e una testimonianza molto molto particolare. È stato bello ricordare i nomi oggi perché erano una squadra. E ricordiamo anche oggi che tante persone sono in sofferenza a causa della fede, ma proprio il sacrificio di questi fratelli ha permesso che il messaggio cristiano arrivasse ai nostri giorni con forza e determinazione. Quindi sentiamoli vicini nelle piccole persecuzioni di ogni giorno e ricordiamo che la vita è un po' anche un martirio bello, se questo martirio vuol dire perdere la propria vita per guadagnarla. San Paolo Michi e compagni, pregate per noi.